I privilegi della regione con lo Spider Truman dei poveri che abbiamo noi in diretta, Rossella Angiolini, che come il precario di Montecitorio ha sputtanato i suoi colleghi e i suoi datori di lavoro, così farà Rossella che in regione ha lavorato e sa quanti soldi costa la regione. Gli sprechi della regione sono enormi, come del resto gli sono gli sprechi appunto del governo. È una cosa veramente vergognosa, perché questo ci dimostra che sia la destra che la sinistra, quando si tratta di soldi, di stipendi, di prebende, di privilegi, sono tutti uguali. Quindi devo dar ragione al mio amico Leonardo Franceschi quando mi dice: io non vado a votare, perché la prossima volta a votare non ci vado neanche io, tanto sono tutti uguali, non cambia assolutamente nulla. I furbi continuano ad avere privilegi e i bischeri come noi continuano a lavorare. Trilussa nel 1900 scrisse una poesia che diceva: un sorcio che correva più non posso, per non se fa chiappa da un micio rosso, s'accostò dietro a un cassapanco dove c'era appostato un micio bianco. Fuggì anche lì, ma infine verso sera cadde tra l'ogne ed una micia nera. Allora disse: brutto bella, la tinta cambia, ma la fine è quella. E con noi uguali. Nel 1900. Sì. Ma veniamo ad Arezzo, una cosa molto più raffinata di queste puttanate regionali. Secondo me inutili sono le regioni, altro che le province. Sì, le regioni sono assolutamente certo inutili. Che cavi le regioni, per dire, se cavi la Toscana, la Liguria gonfia addosso al Lazio. No, non si può fare. Non si può fare, si può fare. Parliamo di Boulevard. No, questa raffina attesa che viene a messo il Boulevard. Come a Parigi, Arezzo. Ma vuoi mettere? Come Parigi, ma Boulevard. Io vorrei sapere. Ma chi l'ha inventato? Quel topo del Peloni. Ah. Quando inventò questo del Boulevard, che il sindaco abboccò Mangiolesca. Mauro, ma te sei uno che va a Milano, frequenta, ma sapeva una sega il sindaco se non gliene mettevi in testa te che c'era il Boulevard? Ma poi dov'è il Boulevard? Cioè, ma poi più largo, ma Boulevard, scusa, noi ci siamo un sindaco che viene da San Sepolcro. Sì, è vero. Ha sempre fatto viottoli. Dopo il volto del Boulevard. Ma poi non ora, c'è il Boulevard. Ora la ZTL si allarga a macchia d'olio. Guido cosa, Monaco, mi sembra di vedere le tempestate di piante. Hanno fatto un buchino così. Mettete l'audio, sennò chi? Sennò mi querelano. Ha fatto un buchino così ogni 30 metri. È vero, che neanche no. Si vedono. Niente, un cane per pisciare non la ciappa. No, 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 cioè, no, tocca tenere il cane. Tocca tenere il No, ridicolo. Via, guarda, Leonardo, stendiamo un velo pietoso. Via. Io voglio tornare ai vecchi tempi di una città fatta di contadini che venivano dalle campagne per votare da Ebele, perché dicevano: dove lavori? Da Ebele, perché pensavano che l'Ebole fosse l'articolo, il level, da Ebele. Ci lavoravo parecchi. Alla Gorezzucchi da Ebele. E allora non c'erano i boulevard, ma si andava meglio. Allora c'era Viottoli, ma si stava parecchio meglio. A parte che il sindaco si preoccupa per il traffico nel centro storico, ma alza più una lira per la benzina, tra poco si viaggia tutti a piedi. Quindi anche alla periferia andremo a piedi. Basta, c'è da dire altro, ma il diritto di Olmo non ci importa. Calciopoli, assolvete Bertini, c'è. È un mio grande amico, lo Bertini, so. Sul quale non, del quale non dubito dell'innocenza, molto. Quindi saremo lieti di averlo presto qui. A proposito di colpevoli, quante ne fate, invitato? La regione, quanto avrei rubato anche te? Io? Quanto pigliavi di stipendio in regione? Ma niente, prendevo perché erano netti sui 5.000 euro. Ti gira coglioni che ti ha mandato fuori, eh? No, lo sai perché, Leonardo? Perché quelli che prendevo me ci volevano tutti per il partito. Ah, sì, e del quindi, capo, partito. Ciao. Va bene, alla prossima.